La Basilica di San Francesco ospita la mostra L'oro nei secoli dalla collezione Castellani, curata da Alfonsina Russo, soprintendente per i beni archeologici dell'Etruria meridionale, e da Ida Caruso, resterà aperta fino al prossimo 2 novembre negli spazi espositivi della Basilica, restaurati in occasione dell'anno vasariano. La mostra, attraverso una selezione di gioielli e di documenti, propone la storia dell'oreficeria italiana nel XIX secolo in un innovativo allestimento multimediale. Protagonista dell'esposizione, la famiglia Castellani, i cui componenti furono raffinati collezionisti e soprattutto abilissimi orafi che dettarono per un secolo in Europa e nel mondo la nuova moda del gioiello archeologico. Maggiore merito dei Castellani era stato quello di essere riusciti a riscoprire e affinare le tecnologie antiche, riproducendo la granulazione e la filigrana fino a raggiungere una particolare tonalità di giallo intenso, tipica dell'oro antico sui gioielli moderni, ricreando il colore dell'oro etrusco definito dagli stessi Castellani giallone. Dal 1919, per volere dell'ultimo discendente Alfredo, l'intera collezione passò allo Stato italiano e fu accolta dal Museo di Villa Giulia, dove si trova adesso. La mostra, arricchita da un'antica bottega orafa ricreata appositamente grazie alla collaborazione con Giovanni Raspini. C'è anche un percorso espositivo dedicato alla storia e all'evoluzione dell'orificeria. Si chiama Lo splendore eterno, l'oro a Casabruschi dall'antichità al XX secolo. È quanto propone la Fondazione Ivan Bruschi in occasione della mostra L'oro nei secoli dalla collezione Castellani. Con Lo splendore eterno viene presentata un'esposizione di manufatti in oro di varie epoche, provenienze artistico-culturali, con lo scopo di offrire una rassegna di oggetti nei quali l'oro compare sia come elemento principale che come legante di cammei, gemme imperiali e preziosi. Il tutto alla Casa Museo di Ivan Bruschi, amministrata da Banca Etruria.